Stephanie, perché la porta è aperta? Sono 240 chilometri dalla diga al confine canadese. Avevano dei motivi per andarsene nel cuore della notte durante un temporale? Vieni qui, ti sto parlando! Ti prego, Andrew, calmati, non farlo di nuovo! No. No, nessuno. Niente problemi o liti? Andrew, fermati, ti prego, giuro che non me ne andrò più via! Lui ti ha lasciata, ha lasciato Sage. Io sono rimasto qui, mi sono preso cura di voi. Perché mi costringe a fare questo? Mamma! E con Sage, la tua figliastra? Parlami di suo padre. E cosa vuoi sapere? Nessun contatto? Poco prima che nascesse, lui l'ha abbandonata. In tutti i momenti importanti della sua vita, io le sono sempre stato accanto. Devo fartele queste domande, lo capisci? Già, certo, Carla, è il tuo dovere. Tu sai bene quanto io ami la mia famiglia, eppure devo essere trattato come un sospettato. Sono qui da quando mia figlia ne aveva 7. Le scuole sono ottime, c'è poco traffico, l'aria è pulita. Bene, non vogliamo mettervi fretta. Saremo in casa se vorrete farci delle domande, va bene? Perfetto, grazie. A dopo. Un giorno mi svelerai il tuo segreto. Ti chiamo dopo. Se pensa che sua moglie sia viva, si rivolga alla polizia. Ci deve essere una spiegazione, ma non chiamerò la polizia finché non l'avrò trovata. Insomma, per anni ho creduto che fossero morte. E se invece fossero ancora vive? Non ho contatti con Sage da quando aveva 7 anni. La sua figliastra? Già. Sei in ritardo. Non mi sembri disperata. Chi è quel ragazzo? Non è insolito che in questi casi venga assunta l'identità di una persona morta. Stessa età, aspetto. Crearsi una nuova identità. Qui c'è una lista di numeri di previdenza sociale. Se è ancora viva, sta usando uno di questi. Signor Bennett? Greg Sloan. Ho delle novità su sua moglie. Dove si trova? Ah, questa è una buona notizia. Sì, d'accordo, grazie mille. Mi faccia sapere non appena avrà conferme. Grazie, signor Sloan.